Elodie ritorna da Lele dopo il presunto flirt con De Martino, la prova. Lele Esposito e Elodie Di Patrizi insieme dopo Stefano De Martino? L'indizio. Niente da fare, Elodie si trova oggi di nuovo al centro di un gossip. Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, la cantante dai capelli rosa sembrava essere di nuovo single. Elodie Di Patrizi, salita alla ribalta dopo la sua partecipazione al talent di Canale 5 Amici, aveva conosciuto il suo ex fidanzato Lele Esposito proprio all'interno della scuola di Maria De Filippi. I due erano stati felicemente insieme per un anno, poi ultimamente le cose sembravano non andare nel verso giusto, Elodie aveva così specificato sui social che lei e Lele avevano preso due vie nettamente diverse. La cantante di Tutta colpa mia era stata poi pizzicata durante la settimana scorsa insieme al ballerino di Amici ed ex di Emma Marrone, tuttavia tra i due, nonostante siano state pubblicate da noti settimanali di gossip foto in cui si scambiavano carezze ed abbracci, ci sarebbe soltanto una profonda amicizia. Tutto corrisponderebbe finalmente, anche perché Elodie, dopo la crisi, avrebbe di nuovo fatto pace con il suo fidanzato. Cosa è successo? Stefano De Martino, solo amicizia con Elodie, lei pensa ancora a Lele? Il sito Il Vicolo delle News ha notato che Elodie e Lele Esposito hanno di nuovo rindossato un anello che per loro significava molto, i due hanno mostrato infatti il gioiello su social. Elodie Di Patrizi aveva scelto di non sfoggiare più il regalo di Lele proprio quando la relazione con il cantante sembrava essere al capolinea. Oggi invece è arrivato questo colpo di scena. Insomma, dopo il flirt con Stefano De Martino, è tornato il sereno tra Elodie e Lele. Inoltre, la cantante dai capelli rosa ha scritto sempre sui social una tenera dedica che parla appunto d'amore, Elodie ha affermato che bisogna aver coraggio di dire ciò che pensiamo, di essere se stessi e di prendere le occasioni al volo. Infine, ha specificato che è necessario avere coraggio di farsi amare e di amare fino in fondo. Insomma, si riferiva al suo fidanzato Lele Esposito?